Intanto grazie ai giornalisti e ai nostri ceramisti, al curatore della mostra della ceramica e di tutti gli altri eventi che riguardano la ceramica di Castellammare, professor Berteo, grazie all'ambasciatrice di questo rapporto iniziato Cina Italia, che è la professoressa Baruzzi, e ho detto prima grazie a tutti i nostri ceramisti castellamontesi, ho tenuto per ultimo i nostri ospiti, perché ci tengo a salutarli in modo particolare, che sono intanto Chen Ming, che è il presidente dell'associazione Nuova Generazione Italo-Cinese, che è colui che assieme alla città di Castellamonte ha poi lavorato alla collaborazione che poi l'assessore alla cultura vi presenterà. E ringrazio i due artisti che sono venuti dalla Cina e con i quali è stata organizzata questa residenza di artista, che intanto ha portato questa mattina a parlare con i ragazzi del liceo i nostri artisti, e soprattutto ha portato alla collaborazione, che è l'oggetto principale della conferenza stampa di oggi, cioè un'opera che sarà installata all'interno della nostra città e che comincia a indicare il percorso di collaborazione tra la città di Castellamonte e la città di Yongzha. Città con la quale abbiamo, quando io sono, l'abbiamo prima firmato in modo virtuale durante una conference call con il sindaco di Yongzha, e secondariamente quando sono andato a novembre io in Cina l'abbiamo firmata in modo proprio reale, ecco, una collaborazione un patto di collaborazione tra le due città, che porta intanto inizia a portarci a questo risultato che vedete, e poi per esempio un altro risultato che sicuramente a breve cominceremo a vederne la nascita è questa, sarà l'inaugurazione del Museo della Ceramica di Yongzha, dove ci saranno delle attività anche dei nostri ceramisti con i quali ci stiamo parlando e con i quali insomma stiamo interloquendo, e che poi organizzeremo, faremo in modo di organizzarci per andare là e per far sì che tutto questo è finalizzato a cosa? Al fatto che la cultura ceramica cinese è arrivata qua e assieme si fanno delle cose. La cultura ceramica castellamontese va lì e si faranno assieme delle cose, e insomma l'obiettivo finale è quello di crescere tutti assieme, ecco, questo è l'obiettivo finale, di crescere dal punto di vista ceramico, dal punto di vista culturale, e quindi questo è quanto. Io mi fermo qui e do la parola a Claudio Bertaz, all'assessore Bertaz, perché è il nostro assessore alla cultura ed è giusto che sia lui a presentare e a parlare. Ringrazio il sindaco, credo che il concetto che riassume un po' le parole che Pasquale ci ha detto prima è il concetto di ponte, di cui abbiamo parlato anche prima con i ragazzi, un concetto che è molto importante anche nella cultura cinese. Quello che stiamo cercando di fare è di costruire un ponte tra la cultura cinese e quella italiana, partendo dal materiale che più caratterizza la città di Castellamonte e anche la comunità cinese di Guangzhou, che è quello della ceramica. Sono tradizioni in entrambi i casi secolari, millenarie, importantissime, che sono state sviluppate con tecniche, con forme, con colori diverse, ma che trovano un punto d'incontro nella volontà di scambio e di reciproca crescita culturale. Avremmo potuto come comune di Castellamonte acquistare delle opere cinesi, ma si sarebbe perso questo significato di scambio culturale che invece abbiamo vissuto con questa residenza d'artista che per adesso è durata 2 settimane, e ci tengo a dire che
di artisti ospiti a Castellamonte hanno visitato tutte le botteghe dei ceramisti e hanno assimilato, almeno visivamente, tutte le diverse tecniche, quelle più storiche e quelle più moderne, e hanno poi ideato quest'opera che, di cui vedete rappresentato il modello e anche un primo rendering dell'installazione in una delle piazze di Castellamonte. I ceramisti di Castellamonte, che ringrazio per essere presenti, anche chi non è potuto venire, hanno da subito dato la loro adesione entusiastica, infatti stanno lavorando assieme per la realizzazione di quest'opera, anche perché, magari lo dirà qualcuno dopo, i tempi tecnici per la realizzazione di quest'opera non sono comprimibili nelle 2 settimane di residenza degli artisti cinesi. E quindi anche un'opera che verrà realizzata a più mani partendo dall'idea degli artisti cinesi e dalle sensazioni che il territorio di Castellamonte ha lasciato sull'immaginario e sulla fantasia degli artisti cinesi. Cos'altro dire? Siamo molto felici della collaborazione soprattutto con Angie, perché, come anche discusso questa mattina con i ragazzi del liceo artistico, questo apre 1000 possibilità, non solo quello di scambi fisici di opere, ma anche di scambi di idee, scambi di percorsi di studi, e quindi, come ha detto il sindaco prima, crediamo veramente che sia la possibilità per una crescita comune dei due territori, e perché entrambe le eccellenze di questi territori vengano valorizzate a livello internazionale. Grazie. Stamattina ho già parlato tantissimo con i ragazzi. No, allora, in qualità di un'associazione italo-cinese, abbiamo la sede a Torino, che appunto abbiamo questo scopo di promuovere questo scambio internazionale tra Cina e Italia. Per noi, in particolare quest'anno 2024, dove ci sono le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Marco Polo, personaggio più famoso per le connazionali, nonché il 20° anniversario come partnership strategico tra Cina e Italia. È stato individuato la cultura della ceramica come miglior veicolo, no, per promuovere la reciproca conoscenza, per offrire maggiori occasioni internazionali per i nostri ragazzi, per i giovani italiani, i giovani cinesi. Questa è un po' la nostra missione. La città di Castellamonte si è impegnato in persona di sindaco a fare visita, perché il modo migliore è andare sul posto a conoscere la città cinese, e lì ha aperto veramente tantissime occasioni di valorizzazione, no? Soprattutto delle persone, sia maestri presenti, ma sia i giovanissimi che abbiamo conosciuto stamattina del liceo artistico. E per noi come associazione lavoriamo per costruire questi canali, ovvero questi ponti, non uno, ponti in plurale, no, che i nostri ragazzi abbiano maggiore possibilità di mobilità internazionale, di confronto, no, con una cultura molto lontana, perché spesso la cultura orientale occidentale messo a confronto ha un effetto che si chiama l'effetto specchio, no? Aiuta ai nostri ragazzi a conoscere innanzitutto meglio se stesso, no? E poi la diversità culturale. E questo dialogo interculturale va non solo a valorizzazione artistica, ma va a combattere una serie di fenomeni cosiddetti negativi, pregiudizi, discriminazioni, eccetera, no? E quindi questo patto tra Castellamonte e Yongjia rappresenta un esempio vivo, fattivo, pratico, no? Di come può avvenire questo dialogo
interculturale tra i popoli. Per noi, no, la bella pace si costruisce, no, sulla base della coesione culturale. Beh, è stato detto molto. In realtà questo è un progetto che è partito più di un anno fa, ci sono stati degli scambi. La cosa che comunque ci premeva era di arricchirci da entrambe le parti, sia a livello culturale, storico, del fare ceramica. Questo poi permetteva anche ovviamente alla cultura in generale, alle tradizioni, alle usanze del loro territorio e del nostro. Quale migliore occasione per la mostra della ceramica, visto che da 3 anni il curatore Bertero ha istituito questa, fatto di far intervenire delle nazioni ospiti in base anche proprio alla composizione della popolazione di Castellamonte. E la terza diciamo etnia culturale presente sul territorio è proprio quella cinese. Quindi si sono avviati questi scambi grazie a Chenming e in questo momento direi che siamo a un buon punto di confronto. Loro si sono presentati con molta umiltà e hanno visitato tutti i laboratori dei ceramisti cercando anche di fare attenzione e di inserire il nostro sapere, soprattutto anche il nostro gusto. Infatti poi quando spiegheranno il bozzetto vi renderete conto di quanto hanno osservato. La stessa cosa abbiamo chiesto però di far sì che loro ci portassero la loro cultura, perché così anche noi avremmo potuto arricchirci sotto questo profilo. Devo dire che tutti i ceramisti sono stati entusiasti, hanno anche, noi abbiamo fatto diverse riunioni dove si sono presentati i progetti, le idee e si sono scelti insieme. Questo è un modello in scala e praticamente l'opera definitiva sarà quasi di 4 metri. La piazza e la collocazione è stata decisa dall'amministrazione comunale su indicazione di richieste dei cittadini. Questo è anche un modo proprio per far crescere la città e anche, soprattutto i cittadini di Castellamonte che si avvicinano e apprezzano sempre più questo fare che in questi anni ha creato un'eccellenza riconosciuta e soprattutto può portare, io dico anche lo sviluppo culturale e economico. Grazie. Grazie Sandra. Allora, prima di dare la parola a Bertero, al professor Bertero, e poi non so Roberto se vuoi dire qualcosa, volevo dirvi questo, che io, però scusami Sandra se non vi ho chiesto prima di dirlo, faccio di dirlo io. Il giorno 6 di maggio a Roma sarà firmato dalle edizioni Pedrini con una casa editrice, una collaborazione con una casa editrice della Cina, dove sostanzialmente le edizioni Pedrini andranno a stampare un libro cinese in italiano e il nostro libro, scritto dalla professoressa Baruzzi e da Maurizio Bertodato, che abbiamo presentato qualche settimana fa in anteprima a Castellamonte, sarà tradotto in lingua cinese. Quindi la ceramica di Castellamonte andrà veramente in maniera massiccia. Voi sapete che su quel libro lì ci sono tutti i ceramisti di Castellamonte presenti, quindi andremo in Cina davvero con orgoglio ad essere presentati in modo, insomma, molto preponderante, e questo ovviamente a me fa piacere e inorgoglisce molto. Prego, prego. Ecco, sì, questa collaborazione con la Cina è davvero molto importante, fondamentale per questa 63esima mostra della ceramica. E, francamente non pensavo di arrivare a tanto, anche perché le difficoltà
sono tante, però devo dire che Cheng ce l'ha messa davvero tutta e con i suoi amici artisti della ceramica stiamo realizzando qualcosa di concreto. Al Palazzo Botton ci sarà una mostra delle ceramiche di questa città che però mi pronuncia Cheng perché io ho una bellissima città lì, con delle ceramiche particolari che fanno lì in quella città. Saranno ospiti a Piano Nobile, nella ex sala consigliare e nella parte antistante praticamente l'ingresso di questa sala consigliare. E poi certamente vedremo il risultato di questo prototipo come verrà realizzato. Sempre con Cheng, quando abbiamo parlato del concorso Ceramics in Love, lui mi ha ricordato, guarda che sono 700 anni che è scomparso Marco Polo, allora il concorso si chiama Ceramics in Love Marco Polo. Marco Polo può essere una suggestione per gli artisti, per i viaggi, possono ispirarsi così come non ispirarsi, la carità, cioè fermo restando la creatività, la personalità di ciascun artista, se lo desidera, o inserire degli eventi e degli elementi che riguardano il viaggio, lo può evidentemente fare. È uno studio. Quindi questo è il concorso, partendo da questo palazzo di Alessandro Antonelli, nelle sue belle arcate avremo il brand di Castellamonte, le stufe di Castellamonte. Sono 6 arcate, 3 e 3. Vedremo quali magnifiche stufe ci presentano. Di fronte la rotonda dell'Antonelli, per fortuna incompiuta, e lì il luogo espositivo per le sculture in ceramica. Da 3 anni a questa parte abbiamo ripreso questo spazio, ce ne siamo riappropriati e anche quest'anno sarà un'altra sede espositiva piuttosto importante. Salendo su al Palazzo Botton, al piano terra ci saranno la mostra del concorso Ceramics in Love Marco Polo, al piano nobile, l'ho già detto, l'omaggio alla Cina, e poi avremo questa sorpresa di questa gentile signorina che si chiama Elisa Talentino, detto bene, che espone delle grafiche, dei manifesti insieme a delle ceramiche di suoi colleghi illustratori. Elisa Talentino è l'autrice dell'ultimo manifesto del Salone del Libro di Torino, per esempio. Quindi sarà questa parte e vedremo che cosa ne nasce. Io ho già visto adesso che sono belli. Poi tutta l'altra parte è dedicata alla collezione del Palazzo Botton. Sapete che noi abbiamo dei capolavori in questo deposito e quindi ci troveremo ho idea di mettere un po' in vista questa cosa, anche perché tutte le ceramiche stanno per essere catalogate e disposte dentro a dei contenitori idonei nel deposito, in modo che non siano più sparse qui e là. C'è un architetto che è stato incaricato della catalogazione, quindi ne vado particolarmente contento, per evitare che queste opere davvero splendide vadano perse o comunque rovinate. Poi c'è il discorso delle mucche podoriche che io aspetto di sapere che fine fanno, perché io so che Luca Gris ha fatto un bellissimo modello, però adesso ci sono gli artisti di Castellamonte che devono intervenire. Faranno in tempo a realizzare queste opere per la mostra oppure sarà una cosa a parte? Quindi questo è un punto interrogativo, ma è molto importante saperlo eventualmente si dispongono. Poi ci sono, naturalmente, c'è l'Istituto d'Arte Faccio, ci sono le scuole di Castellamonte che intendono presentare le loro opere e
al Martinetti ci sarà ancora la collezione Clizia in vista quella dei fischietti in terracotta e le ceramiche sonore del concorso di quest'anno, perché anche quest'anno per Buongiorno Ceramica saranno presentate le opere del concorso Ceramiche Sonore 2024. Quindi stanno ancora arrivando, sta scadendo l'8 di aprile, vero premio pesci, e quindi io spero di avervi tutti in questa mostra, che dalle adesioni sono abbastanza soddisfatto. Quindi è un percorso, quello della mostra 2024, interessante, posso dire interessante sicuramente. Grazie. Grazie professor Bertero. Roberto Bellini. Buongiorno a tutti, innanzitutto. Sono già state dette alcune cose, volevo solo focalizzare l'attenzione sul primo bozzetto che è stato realizzato, quando è emerso un po' che dagli incontri che abbiamo avuto con gli artisti cinesi e con gli altri ceramisti, che poi alla fine dovevamo realizzare l'opera da noi. Io rappresento la Castellamonte, non sono qui solo con Roberto Perina, ma comunque dietro di me c'è una piccola impresa, ma c'è, che lavora sul territorio da anni e non si è mai tirato indietro, per cui anche questa volta. Ma mi veniva da fare questa riflessione sentendo un po' tutti, anche per ultimo il professor Bertero, che ha elencato tutte queste cose. Ma diciamo che mi sembra che sia un momento abbastanza favorevole sia per la ceramica a Castellamonte, sia per diciamo così l'attenzione che c'è da parte dell'amministrazione comunale. Non sto tanto lì perché non bisogna mai dire che sono troppo bravi, per cui non lo faccio nemmeno questa volta, mai. Non l'abbiamo fatto mai con nessuna amministrazione, non lo voglio fare, però diciamo che c'è un momento attivo di collaborazione, i ceramisti rispondono, c'è un gruppo che sta lavorando, ci si sente di più, l'importante appunto è riuscire a comunicare. Questa esperienza, con gli artisti cinesi è stata positiva, come l'è stata quella della Giulia Bodori, che è nata l'anno scorso, con un artista di Matera, che era Ferretta Suglia, che è venuto da noi, ha fatto il primo modello, poi noi abbiamo eseguito gli stampi. Adesso i ceramisti stanno venendo, tutti i ceramisti locali stanno venendo a lavorare su questo modello e, punto interrogativo, non si sa se ci saranno, non si sa nemmeno se ci sarà quello, punto interrogativo, non lo diciamo. Sono tutti in corso di lavoro, e quello che sarà. Tutte le esperienze sono positive, sicuramente un discorso di tipo culturale supporta tutto quello che è la tradizione, che può essere la nostra e la loro, attorno alla Cina. Poi chiaramente bisogna anche lavorare, bisogna anche, diciamo così, se ci saranno degli sviluppi di tipo commerciale, per bene, non certo non siamo qui a pensare le pare. No, vabbè, tutto deve essere. Però partiamo pure da questo supporto culturale. Forse Castellamonte arriva un po' in ritardo, ma stiamo cercando di accelerare in tutti i sensi. Per cui ritengo un momento positivo. Grazie. Ecco, io adesso farei spiegare il bozzetto, cioè come si è arrivati al prototipo e quindi poi all'inizio della realizzazione, come si arriverà alla realizzazione. Adesso da tutti i miei amici, ci sono questa linea, ma se solo hai questo tipo di esperienza, come le abbiamo scelto. Io faccio da traduttore, ecco. No, innanzitutto la parte è base che la presenta della radice dell'albero, che significa crescere insieme. 看到就是我们生长到上面的时候，这是它是它的名字的一个古老的一片城堡。
然后进行我们中国的整个老房子之间的对话，然后。Poi man mano cresce che con due tipi di espressioni ma coesistente, da una parte caratteristiche architettoniche di Castramonte, quello che ho avuto l'occasione di percepire durante la residenza. E dall'altra parte, appunto, elementi architettoniche tipicamente di Yongjia, che è anche quello cinese, e i due insieme, no, verso un futuro. Perché si intravede anche come se fosse una mano, no? Che si alza verso un futuro insieme. O addirittura si può anche intravedere, no? Come se fosse una coppa. No, un premio che simboleggia la prosperità, no? La prosperità premio al successo futuro. È come appunto 700 anni fa, quando tramite la persona di Marco Polo ha creato, no, questo incontro culturale, e che poi rappresenta stesso un nuovo inizio, no, per rispettivi due tradizioni. Si intravede anche la barca a vela. Quindi, se vogliamo riassumere in poche parole, simboleggia, no, questa prospettiva, prospettiva congiunta. Che appunto le culture e le arti dei due territori possano fiorire, fruttare, no? Crescere con questa base solida, no? Sì, senza entrare nei dettagli del singolo elemento, perché se no... Il primo risultato che sono... Il primo risultato che vorrei condividere, no, lavorando insieme, ci sentiamo già amici con gli artisti locali, e spero tantissimo che quanto prima... No, possiate visitarci, venire a casa nostra, essere nostri ospiti. Io vorrei innanzitutto condividere con voi questa gioia quando si lavora insieme. Tutto non abbiamo avuto bisogno di un interprete quando lavoriamo insieme. 而且我们是大家共同去努力，就是说去做这一件作品，我们大家都非常的用心。 Ci siamo arrangiati con la Google Traduttore, con i gesti, però abbiamo condiviso questa volontà
insieme, no, di realizzare, no, qualcosa. E quindi per noi questa residenza ha rappresentato un ottimo inizio di uno scambio e spero che non si limiti solo tra gli artisti ceramisti, ma si estenda anche ai nostri giovani, ma anche alla popolazione comune. E quindi la nostra speranza comune è che appunto la cultura italiana e la cultura cinese si possano valorizzare, no, tramite questo tipo di collaborazione internazionale. Bene, grazie. Allora io direi...